siamo. Mi vengono un po', oggi approfitto perché avrebbe dovuto parlare Paolo Pelliccia, che però è ancora raffreddato. Allora mi prendo questi 5 minuti per fare alcune considerazioni su questa, su questi appuntamenti, oltre naturalmente a presentare Carlo Gordini, perché la volta scorsa ero veramente sopraffatta anche dall'emozione di vedere così tanto pubblico. Allora, la prima considerazione è su questa meravigliosa puntualità, stupenda. Io credo che sia una cosa rara, no? Vedere appunto che possiamo cominciare puntualissimi perché c'è già il pubblico, e questo è un bellissimo segno. La seconda considerazione è che sto immaginando, qui davanti c'è un posto che la volta scorsa ho dimenticato per le ragioni che vi dicevo, per le emozioni di ricordare, insieme a tutto il pubblico che è qui. Io immagino Teresa Blasi, molti di voi la conoscevano, e con lei ho parlato tanto di questa cosa che stavamo organizzando di nuovo, e siccome non c'è, io voglio ricordarla come se fosse qui la prossima volta. E l'altra considerazione è questa. La volta scorsa dicevo questi quasi 3 mesi, perché naturalmente saremo a novembre, cominciamo a novembre e concluderemo alla fine di gennaio, saranno 3 mesi per passare, per trascorrere insieme l'inverno. E quello che, l'altra cosa che mi premeva di dire è che lo trascorreremo insieme, e che la pluralità delle voci che potremo ascoltare, il fatto che non abbiamo pensato a singoli eventi con il singolo grande poeta, perché tutti quelli che si avvicenderanno sono davvero poeti di grandissimo valore, ma che in qualche modo li abbiamo messi come in un flusso di discorso, di voce e di parole, anche questa è una cosa importante, cioè abituarsi sia abitare, forse, no? L'habitus ha a che fare con l'abitare, abitare un flusso di voci che non sono appunto quelle a cui in questo momento dobbiamo continuamente essere confrontati. Abitare la voce poetica come un luogo di continua apertura, e quindi avremo la possibilità di sentire tantissime voci molto diverse tra loro, voci di poeti, chi più nell'albo della tradizione, chi con una modalità assolutamente diversa, ed è questo confrontare le voci e i punti di vista, credo che sia anche la ricchezza conoscitiva che viene dalla poesia, perché la poesia è un fatto di emozione sicuramente, ma io la considero anche un modo di ampliamento e di arricchimento del pensiero. La poesia è veramente pensiero, e quindi eccoci, io più o meno ho detto quello che mi ero dimenticata di dire la volta scorsa. Invece Carlo Gordini. Allora, Carlo non ha quasi bisogno di presentazioni, non solo perché venne già nel ciclo precedente dell'Elogio della Poesia nel 2017, ma anche perché, qualcuno forse se lo ricorderà, degli amici dell'Arci, se ci sono, tantissimi anni fa organizzammo una cosa un po' da pazzi, ma veramente bellissima, che era il treno dei poeti, e cioè quel trenino che va da Viterbo a Soriano, passando, cioè proprio ciuff ciuff, che passa tutte le montagne, lo riempivo di poeti, e c'era anche Carlo, e durante questo viaggio si leggevano i vari componimenti, no? in ognuno degli scompartimenti, poi i poeti si avvicendavano, passavano l'uno all'altro e leggevano. Arrivati a Soriano trovavamo naturalmente anche l'accoglienza
risoliamo e quindi bevemmo, mangiammo, insomma fu un momento molto bello, anche se il ricordo era della difficoltà in fondo di sentire le varie voci, perché lo sferragliare del treno era veramente tremendo, però comunque fu un gioco con cui cominciamo a lanciare questa cosa. Un altro appuntamento si chiamava Delle parole e dei luoghi, e in quel caso mi ricordo la partecipazione di un'altra poeta che non è più con noi, che è Sara Zanghi, e che anche in questo momento voglio ricordare. Quindi Carlo, dicevo, è un poeta che in qualche modo conosciamo, amatissimo. Quando mi capitò di parlarne nei tempi in cui lavoravo in Brasile agli studenti di un'università brasiliana, già la notte stessa qualcuno aveva preso contatti con lui, l'aveva cercato, perché ovviamente non basta smanettare, l'aveva cercato su Facebook e aveva chiesto un contatto diretto con questo poeta così originale. Che cosa posso dire io di Carlo Borghini? Che tra la poesia e la prosa io non saprei che cosa scegliere, nel senso che la sua è una scrittura radicalmente poetica, è una scrittura radicalmente legata al partire da sé. Uso questa espressione, che è un'espressione che muto un po' dall'esperienza, dal pensiero delle donne, perché è così legata all'esperienza, così legata proprio al tremore, all'immediato tremolio dell'esperienza, arriva poi invece naturalmente a parlare di altre cose. È una scrittura che non ha paura, che non è vincolata dalle regole, che non si lega alla punteggiatura, che non si lega a quei vincoli che rendono di solito così esplicita la scrittura, ma è anche una scrittura sapida, piena di umorismo e piena di una forza gentile. Carlo, ti do la parola, mi allontano perché a questo punto proprio la mia presenza è inutile, e adesso ci racconterai tutto della tua poesia, dei tuoi versi, e soprattutto la raccomandazione che quella con cui siamo partiti con i poeti è che ci mettano a disposizione i loro versi, ci leggano la loro poesia, ci facciano conoscere la loro voce. Grazie. Io sono un po' imbarazzato, per un'ora devi fare quello che ti vale. Comincio raccontando una mia esperienza. Una volta mi sono operato, c'erano dei giovani medici che mi hanno preparato, mi hanno segnato i punti in cui dovevo essere operato, mi hanno fatto l'anestesia. Io ero mezzo intontito, sento che si avvicina il chirurgo e sento che dice: che devo fare? Beh, poi è andata abbastanza bene, però. Allora io, nell'imbarazzo, dato che sono anche un narratore, quindi leggerò anche delle cose di narrativa, e comincerò parlando di quello che io intendo per poesia, che ho scritto in un piccolo testo e che vale anche per la narrativa. Eccoci, l'ho trovata. È un testo che pubblicai sull'Unità molti anni fa, quando c'era ancora quel giornale, e che il titolo che fu dato dalla redazione, ma era giusto, era Poesia l'unica che dica la verità. E leggo solo i primi due paragrafi. Amo la poesia perché quando scrivo so sempre da dove parto
e non so mai dove arrivo. Arrivo sempre in territori sconosciuti e dopo ne so più di prima. Non scrivo quello che so, ma lo so mentre lo scrivo, e per me la poesia è sempre fonte di continue rivelazioni. È come se durante la scrittura ci fossero in me improvvise rotture dell'inconscio. In questo senso sono abbastanza convinto che la parola venga prima del pensiero, sia un veicolo del pensiero. Non si scrive quello che si sa, ma lo si sa dopo averlo scritto, o anche dopo averlo detto, aggiungo. A volte scrivo delle cose che non so assolutamente cosa significhino. Lo capisco dopo e a volte addirittura me lo faccio spiegare da altri. Sono d'accordo in questo senso con quanto scrive Perniola. Il poeta non è il miglior fabbro, ma il miglior strumento. Io non creo, ma sono creato. Non scrivo, ma sono scritto. A volte penso che la principale qualità che dovrebbe avere un poeta sia quella di non tradire quello che gli viene dettato con considerazioni banali, con quello che immagina di essere o che crede di dover essere, per esempio. Penso in questo senso che sia difficilissimo essere spontanei. La spontaneità è nascosta sotto una serie di strati di rigidità intellettuali, di pseudoconoscenze ideologiche, di velleità banali. La poesia rompe tutto questo, va al centro dei problemi. Raggiungere la spontaneità è un atto che richiede infinite mediazioni, tecniche, ma soprattutto sensitive e di onestà intellettuale. Va bene, dopo aver letto questo comincio con leggere qualche poesia e poi leggerò dei brani di questa raccolta che concentra quasi tutti i miei scritti di narrativa. Leggo l'inizio di un lungo poemetto che non si può leggere di tutto perché dovrebbe muovere. Polvere. Sarò sempre un po' meno di quello che sono, e anzi molto meno. Polvere. Ho perso molto. Ciò che si perde è irrecuperabile, e se lo si recupera, esso è ormai disperso. Non rientra più nell'ordine prestabilito delle cose. Sono contento se di me non rimane che un lieve involucro. Ho perso molto. In questa levità ciò che più importa è l'assenza di acuti, che tutto sia tondo e raccolto. Basta questo. Tutto ciò che è devastato può divenire rotondo, ancora rotondo, come un vaso, è ancora possibile. La polvere può essere recuperata, la polvere era una volta detriti, ora la polvere non è detriti, è lenta, friabile. La polvere è un po' meno, ma può essere tenuta insieme. Le ferite possono diventare polvere, raccolta e conchiusa. Sono contento di non capire le cose, la loro ragione. Vi sono cose che ignoro e sono contento. Appaiono come misteri, tranquille. Ad esempio, la ragazza che incontro sempre mi ama o no? Non lo so. Sono contento di non saperlo. Sono contento di non sapere se l'amo,
o meglio, so che non l'amo, che potrei amarla. Sono contento di non sapere se avrei potuto amarla. Questo mistero mi rassicura più del suo amore. È bello non sapere ad esempio quanto vibrò o quanto vibrà la terra. Questa sospensione sostituisce l'eternità. Un amico che stava morendo mi perdonò di essere vivo. Mi sono accorto che me ne ero sempre vergognato. Lui invece mi spiegò che non era una colpa, non l'avevo fatto apposta io. Mi spiegò che essere vivo non era una colpa, non facevo male a nessuno. Ma ci volle lui per spiegarmelo. A lui ho creduto. Mi spiegò che se facevo male non era con intenzione. Mi perdonò, mi consolò. Sei simpatico, mi disse, anche se non stai morendo. Nella vita avrai tante cose belle. Piacerai alle donne. Mi fece far pace con la vita, come si fa con una fidanzata riottosa. I gesti. Persone i cui gesti sbagliati tremano un po', persone i cui gesti sbagliati. Ci sono persone per cui fare gesti è una cosa difficilissima. Provano e riprovano i loro gesti sbagliati e quando uno riesce sembra che tutti riescano. Ma la fila più lunga è quella dei gesti sbagliati. Che fila interminabile. I gesti maldestri ripetuti dopo tanti anni, i gesti ripetuti per tanti anni, i gesti comici, i gesti un po' suicidi, i gesti interlocutori, i gesti che non si fanno capire, le richieste di aiuto non accettate, le richieste maldestre continuate, le richieste suicide. I gesti goffi, un po' vergognosi, blasfemi, i gesti altezzosi, i gesti che non hanno peso o valore perché maldestri, i gesti tranquillamente maldestri, abitudinari, i gesti ironici, i gesti rassegnati, i gesti consapevolmente goffi, consapevoli di essere maldestri e goffi, i gesti che contengono un'implicita scusa e quelli che fingono di essere superbi. I gesti che sanno che non c'è niente da fare. I gesti silenziosi che si appartano. I gesti orgogliosamente ben poco destri. I gesti di chi sa di essere maldestro e fa dei gesti per allontanarsi, per non figurare. I gesti rassegnati, i gesti infastiditi, di chi sa di essere goffo, di essere considerato maldestro, i gesti straniti di chi non sa bene quello che fa, i gesti indispettiti che chiedono solitudine. Oppure il gesto maldestro definitivo, quello di non comunicare più, di partire per la tangente, per la propria solitudine e non comunicare più
più. I tic, i piccoli tic, i gesti che cercano di allontanare qualcuno, immaginato o immaginario, il sapersi giudicati da tutti, il sapere che i propri gesti sono giudicati, i gesti di chi sente dentro una debolezza che gli rende difficile fare qualsiasi gesto, il gesto silenzioso, come se volesse che gli altri capissero ciò di cui ha bisogno, senza bisogno di muoversi. Il gesto di non fare nessun gesto. I gesti immaginari, l'immaginare di fare un gesto. I gesti sott'acqua, fare dei gesti sott'acqua indicando la gente che passa, ma nessuno scopre il tuo dito che si muove sott'acqua. I gesti estranei, c'è sempre qualcuno che guarda i gesti che si fanno e stabilisce che sono maldestri, folli, pazzi, goffi, gratuiti, ridicoli, osservabili. C'è sempre qualcuno che stabilisce che sei troppo magro, troppo grasso, un po' troppo silenzioso, un poco coerente, un po' strano, un po' disturbato, detto a voce bassa, un tipo poco pratico, volenteroso ma troppo solitario, troppo introverso, troppo poco pratico, troppo poco sociale. I gesti che evitano la gente, i gesti che evitano di essere visti, i gesti che coprono, che cercano di coprire, i gesti che proteggono istintivamente la faccia, la testa, le mani, la bocca, anche se inconsapevoli. I tic un po' ridicoli. I gesti inutili, la paura dei rumori, il desiderio di non essere visto, il gesto di coprirsi, il desiderio di nascondersi, il gesto di coprirsi la testa, i gesti di chi ha la testa da un'altra parte, il gesto di coprirsi la testa, la faccia, la bocca, i gesti illibati, i pensieri illibati, i pensieri candidi, virginali, illibati, i gesti che fanno il male senza saperlo. Io guardo l'ora, leggo un po' di narrativa, volete? Allora, per spiegare, io leggerò da un romanzo che ho scritto in molto tempo, perché è stata anche una lotta con me stesso, all'interno di un grosso volume intitolato Difesa Berlinese. Difesa Berlinese, che il cui titolo ha un significato. Io sono un appassionato degli scacchi, gioco malissimo, però li seguo, mi piace. La difesa berlinese è un'antica difesa dell'Ottocento che è stata adesso rimessa in voga e consiste nel fatto che il nero si difende attaccando il centro, è una mossa di cavallo. E l'importante è che questo tipo di difesa non mira alla vittoria, ma mira a cercare di raggiungere una situazione di parità rispetto al bianco che è in vantaggio e quindi di non perdere. L'idea di questo titolo è che noi siamo in un periodo in cui non possiamo conquistare nulla, non possiamo vincere nulla, però dobbiamo cercare di sopravvivere e di non soccombere. All'interno di questo testo generale c'è un romanzo intitolato Memorie di un rivoluzionario timido, e il rivoluzionario timido sono io, e racconta tutta una serie di esperienze, perché io sono anche stato trotskista, quindi ho fatto molti anni di militanza politica, e vorrei raccontare qui leggere un pezzo su un'esperienza che ho fatto con una comune reichiana. Voi sapete chi è Reich, no? L'inventore della
della rivoluzione sessuale praticamente. E il teorico della libertà sessuale come panacea di tutti i mali, eccetera, eccetera. Questi iracheni avevano una comune a Piazza Vittorio e io ogni tanto li frequentavo e ho scritto un pezzo che riguarda loro. Piazza Vittorio. Io in quel periodo frequentavo molto Piazza Vittorio. Andavo a trovarli spesso la sera. Nessuno ti chiedeva cosa volevi. Entravi e basta. Si stava in cucina, il centro di raccolta del gruppo, e si rideva e si faceva casino e si trovava sempre il modo di dire qualcosa di intelligente. Era come una specie di salotto, momento comune, occasione. Ma non era il solito modo, non come in politica. Non si diceva i rapporti umani sono... Si riusciva a parlare di se stessi. Tu riuscivi a parlare di te stesso e ad essere ascoltato, ma non riuscivi mai a capire quali erano i loro problemi e i loro casi. Pur essendo apertissimi, in realtà erano chiusi. C'era gente fantastica che funzionava benissimo, ma qualcosa non funzionava. Venivano in pellegrinaggio a sgravarsi la coscienza, gente che veniva a divertirsi, gente che veniva a vedere, coppie in crisi, cani sciolti e molta gente con gli occhi umidi che cercava una famiglia e che girava intorno a loro. Chiaro, questo non è che li aiutava a funzionare meglio. Li frequentai per quasi un anno, poi la cosa si imputtanì, si imbastardì e la comune si sciolse. Come diceva Laura, le comuni non falliscono, si sciolgono. Si sparsero qua e là, ciascuno con i suoi casini, chi finendo bene e continuando, chi finendo meno bene, chi finendo male, chi aggrovigliandosi in strane situazioni incasinate. Io, per quanto li frequentassi, non avevo voglia di far l'amore con qualche ragazza del gruppo. Probabilmente sentivo il gruppo geloso. Io dicevo a me stesso che non mi andava di andare lì per rimorchiare, per fare l'amore, per strumentalizzare le iracheniane che la davano e che mi interessava il loro modo di vivere. Forse cercavo l'unico amore, il vero amore. In realtà cercavo sicurezza e come gruppo loro me la davano, mentre fare l'amore con una di loro no. Era come rompere il gruppo, entrare in un trip con una persona e venire lì per quella persona. Loro lo sapevano che in fondo andare con una significava rompere il gruppo e i loro rapporti di sesso erano solo con l'esterno. Bisognava conoscere anche il loro codice, vedere che lo sbuffo di una era un discorso politico, l'essere in crisi di un altro era una preposizione teorica, andare al cinema o non andarci con una persona o con un'altra era una scelta che avrebbe dato conseguenze nell'avvenire. Ma il loro lavorio si svolgeva tutto all'interno. Loro avevano un continuo ricambio con gente che veniva per avere qualcosa e che venendo dava loro un soffio di vita, come in una continua trasfusione. Il tabù dell'incesto che c'era all'interno rendeva necessario questo continuo avvicendarsi di rapporti sessuali e intellettuali e di rapporti sessuali vissuti come solo un reichiano sa fare, come un impegno, una continuazione della vita e a volte come un atto militante. Tra la respirazione reichiana che facevano all'interno e trovarsi dei partner con cui scopare, non c'era soluzione di continuità. E lo stesso tra una conferenza sugli orgoni e tra. Chiaro,
questo li esponeva a molti pericoli, il pericolo di venire utilizzati come un bordello, e loro avevano posto le loro difese. Sul piano della selezione della gente non erano molto accorti. Entrava e veniva chiunque, gente di tutti i tipi, compagni e guardoni e compagni e guardoni, scoponi, colleghi, eccetera. Una soluzione c'era, ma era fatta col setaccio grosso. È vero però che non c'era una gran scelta. Loro si trovavano in mezzo, in un ambiente ostile, perché era ostile chi non li capiva profondamente e magari affettava simpatia e interesse. I compagni li disprezzavano o li criticavano, prendendo magari dei punti criticabilissimi e assai poco ortodossi, ma scaricandoci anche tutte le loro trave, che facevano tutt'uno con la pagliuzza. Le coppie venivano per parlare, per discutere, ma a volte, sai, la coppia solitaria che si scoccia e si rompe i coglioni. In fondo quelli erano allegri e si passavano una serata e magari andavano per esorcizzare i fantasmi dei loro tradimenti reciproci o ad organizzarli e a vedere la possibilità di una possibile soluzione, ma in genere come si va allo zoo. L'ambiente dei freaks e dei falsi hippie che circolava per Roma aveva con loro dei contatti, ma non erano affatto la stessa razza. Perché dei due versanti, il vitalismo e l'autodistruzione, che caratterizza sempre questo tipo di esperienze, loro accentuavano più sul vitalismo sessuale e sentimentale, si innamoravano pure, e come? Mentre freak accentuavano l'autodistruzione della droga e della vita randagia, dell'esclusione perenne. Loro non volevano essere esclusi. Avevano un'avidità di rapporti, un'avidità interclassista, vitalistica, che mediava tutto nel piano di una nuova società attraversando tutti gli spazi. Mentre il freak non attraversa niente, si isola. Erano una razza a parte, una sorta di mediazione e di sintesi, e non potendo accentuare la selezione perché avevano bisogno di un continuo afflusso di sangue dall'esterno, la loro difesa consisteva in una languida maschera. Tu sapevi che loro si interessavano sempre dei tuoi problemi, ma ti accorgevi che loro non tiravano mai fuori i loro, e dietro il loro interessamento trovavi di lontano il camice dell'infermiere, e tutti i loro problemi si svolgevano all'interno, come in una rappresentazione privata. Ora leggerò un brano da un altro romanzo intitolato Gustavo, una malattia mentale, ed è la storia, tanto per capire il brano che leggerò, di una persona che lascia una donna e piano piano perde la memoria e la ragione. Continua ad avere dei rapporti immaginari con questa donna, una specie di amore immaginario, e in questa maniera finisce con la rovina. Lui abita in una casa in cui abitava prima con altre persone, una casa che potrebbe essere un ex comune, per esempio, e in cui ci sono ancora le teste degli amici. Le teste sono in realtà dei pensieri, ma per lui sono delle teste, e quindi è un romanzo che vive di allucinazioni, e io racconterò qualcuna di queste allucinazioni. Però non trovo la pagina, perché ogni pagina ha le sue allucinazioni, cioè non trovo la pagina. Niente.
che non devo. Scusate. Devi dire qualcosa. Sì, sì, alcune cose di questo tipo devi aiutare. Ah, sì, per Roma di più. Sì, va bene. Va bene. Allora, lei mi ha dato dei compiti da svolgere. Allora, un giorno che Gustavo è steso sul letto completamente vestito, gli appare Marina ai piedi del letto. Io non sono un fantasma, dice Marina, non sono morta e non sono rovinata, ma voglio che tu creda che io sono un fantasma, che sono morta e che sono rovinata. Allora Gustavo le propone di rimettersi insieme, se lei diventa bella come le ragazze della televisione e se lo accompagna ovunque egli va. Non servirebbe, risponde Marina. Anche se diventassi bella come le ragazze della televisione, tu non ci crederesti, perché tu hai bisogno di illuderti. E allora perché mi vieni a trovare? Domanda Gustavo. Per illuderti. Gustavo allora le propone di tornare insieme, purché lei lo illuda sempre. Impossibile, dice Marina. Tu puoi farti illudere solo dalle illusioni. Allora Gustavo la scongiura, la prega di diventare un'illusione e Marina accetta. Dunque Gustavo passò dei giorni tranquilli in cui faceva delle passeggiate e camminava per dei parchi e dei viali di platani e poi tornava a casa dove c'erano le teste dei suoi amici e l'illusione di Marina. Tutto insieme andavano abbastanza d'accordo, anche se si frequentavano poco. Marina aveva accettato le teste come una cosa normale, non se ne sentiva gelosa e non turbavano la loro intimità, anche perché la casa era grande, aveva 1000 stanzini e corridoi, si poteva anche dormire ora in un letto, ora in un altro, aveva pure 2 porte d'ingresso. Gustavo e l'illusione di Marina stavano spesso insieme. Ed era un rapporto molto quieto, tranquillo. C'erano delle giornate in cui non si lasciavano mai, altre giornate in cui Gustavo andava per fatti suoi e Marina anche, e magari la notte si coricavano in 2 letti diversi e andavano a cercarsi. Quando potevano, passeggiavano insieme nei parchi e si sentivano molto felici. Poi un giorno Gustavo entrò in una pasticceria per mangiare una torta al cioccolato e quando ne uscì era autunno. Torniamo alla poesia. Che ora abbiamo fatto? Alle 18:30 bisogna finire. Allora, poesia, torniamo alle poesie. Poesia derivante dall'osservazione dei taluni moribondi della mia famiglia. Quando si sta per morire si diventa altre persone, si diventa santi, dei predestinati, anacoreti, degli eremiti. Tutto l'egoismo che è stato della persona svanisce in questo bozzolo che aspetta solo di partire
in questo stato di grazia che è come lo stato di grazia delle donne incinte. Il sorriso pallido, il capello argenteo, questo bozzolo o ectoplasma che sta per partire. È una vera metamorfosi che non ha più rapporto con la persona, persona che viveva, e tutto gli deve essere perdonato, anche se egli è incapace di perdonare, è incapace di pensare e può soltanto soffrire, tremare e temere. E in questa sua fragilità è pacificato col mondo e nulla di ciò che è osceno della vita può ormai far parte di lui, tranne il tremore e la speranza di andare. Adesso leggo per ordine di Elvira una cosa su Roma che ho scritto, è questa, no? È in prosa. Roma, una caratteristica di Roma è la sua indecifrabilità. È come se Roma fosse ricoperta da una guaina morbida, elastica, che impedisce di vedere con precisione i lineamenti, nasconde allo sguardo gli angoli acuti, rende tutto uniformemente morbido, rotondo, mucillaginoso. Tutto vi diviene inespressivo, ipnoticamente inespresso, come un corpo ricoperto da uno stato di grasso che celi le sue forme. Tutte le manifestazioni di una città, la stupidità della gente o la sua intelligenza, la violenza, il pericolo, eccetera, eccetera, sono a Roma attutite, quasi cancellate, o comunque ricoperte da questa melina appiccicosa. I romani non sono gentili, ma non sono esenti da una loro cordialità. Non sono brutali, alcuni di essi, uomini e settori, lo sono certamente, ma tale brutalità è nascosta dall'indifferenza della città, la città come copertura. Caratteristica precipua e comune del romano è infatti la sua indifferenza, che si sposa a uno scetticismo ormai atavico. Un romano non crede nella realtà, non prova forti sentimenti o forti emozioni o forti desideri. È generalmente simpatico, caratterizzato da uno humor menefreghista che è l'emblema di tutta la città. Diceva una battuta della Dolce Vita: Roma è un ottimo posto per nascondersi. Questa è una caratteristica di ogni grande città, ma a Roma il nascondersi è particolarmente dolce, tra l'indifferenza della gente e la vita facile delle sue trattorie. Il pericolo a Roma non viene mai avvertito, così come la morte. A Roma si può essere aggrediti senza accorgersene, perché tutto rimbalza nella consistenza gommosa di questa città. Si muore senza accorgersene e senza che gli altri ci facciano caso. Non per cinismo. Il cinismo presuppone delle passioni, odio, ambizione che a Roma mancano, ma per indifferenza. Il romano non è certo fanaticamente dinamico, ma non ha nemmeno l'indolenza felina dei napoletani. Roma è un posto ideale per vivere soli e per morire soli, senza che questa solitudine acquisti nulla di drammatico. Al massimo può essere noiosa. Roma, pur non essendo stimolante, non è neanche una città veramente noiosa, come può esserlo una città di provincia. A Roma, piuttosto, i sensi si ottundono. A Roma manca anche la paura, che dura un secondo, dopodiché si ritorna ad una allegra, carnale indifferenza. Lungi dal terrore,
Roma può essere la città delle depressioni, delle croniche, morbide crisi depressive. Ma nello stesso tempo Roma ha un pregio. Essendo una città fantasma, una città immaginaria, sonnambula, può favorire grandi e pacate allucinazioni. Una persona a Roma potrebbe fingersi idiota e vivere una vita nascosta, marginale, e soccombere sotto il peso di ancestrali e antichissime colpe. Abbiamo ancora 13 minuti. Dico una cosa, mi ha proprio del microfono. Dunque, non è una cosa così rigida. Abbiamo detto che c'era un orario, ma Carlo ha preso molto alla lettera questa, la questione dell'orario. Volevo invece, perché forse sono stata un po' troppo scarna nella prima parte, ricordare questo, che in realtà c'è l'opera poetica di Carlo Bordini, che è qui raccolta nei Costruttori di Vulcani, data dal 1975 al 2010, poi c'è ancora cose che sono oltre il 2010, quindi le cose scritte e le poesie scritte sono tantissime, mentre nell'altro testo, Difesa berlinese, sono stati raccolti i testi in prosa. Ma come dicevo prima, è chiaro che, almeno questo mi permetto di dire, Carlo, non so se sei d'accordo, che la distinzione è anche una distinzione un po' di comodo, nel senso che abbiamo necessità, no, poi nel prendere un libro, di vedere, siamo abituati ad una struttura dei libri e di quello che ci aspettiamo in un certo modo. In realtà avete potuto sentire come il linguaggio di Carlo Bordini si somiglia nella poesia come nella prosa, ed ha questa straordinaria caratteristica dell'evidenza, no? Di una scrittura che è semplice, è paratattica, ci sono tante ripetizioni, e quelle ripetizioni sono sempre le ripetizioni che porta la poesia, no? E quindi anche nel testo in prosa in realtà noi troviamo le altre cose. Ci fa abituare a questa lettura così piana, e poi all'improvviso c'è una specie di frecciata, come una scossa che attraversa, e probabilmente, Carlo, deve essere quello che tu dici di non sapere e che scopri scrivendo. Perché è vero, se ascoltate bene, all'improvviso c'è come una specie di apertura, di squarcio, ed è quello di cui parla Carlo, cioè questo andare avanti e scoprire mentre scrive quello che deve capire, quello che deve sentire. Dicevo, allora, questi due testi tra l'altro sono qui. Io volevo anche dire che la poesia è bene che circoli anche non soltanto nella voce degli scrittori e dei poeti, ma anche poi ritorni nelle nostre case, nel nostro quotidiano praticarla, e quindi i libri servono assolutamente a questo. Però effettivamente volevo sollecitare Carlo ad una lettura proprio più aperta e più anche libera, senza per forza la scaletta, di questa meravigliosa raccolta che è I Costruttori di Vulcani, dove veramente c'è un universo di scrittura. Quindi prima avevo portato un suggerimento, ne avevo scelto uno da questa raccolta successiva, che è successiva al 2010. Qui ce n'erano poi tantissime altre. Avevo sollecitato la questione di Roma perché era interessante. Nel testo di Roma potrebbe essere l'articolo, no, di un giornalista di costume, no? Come avete notato, e poi in mezzo però ci sono appunto le osservazioni sulla morbidezza della città, su questa sua è proprio cogliere l'anima della città all'interno di una cornice, che di una lingua che
che non è affettivamente connotata, no? È come una lingua staccata, una lingua un po' distante, e dentro vogliamo delle cose come riferimento, per esempio, alla depressione che la città propone. Quindi ti volevo sollecitare, questi vi riposo perché sono di là, però ad una navigazione un po' tranquilla su queste sui costruttori di vulcani, no, ma più cose e indipendentemente dal periodo in cui queste cose sono state scritte. No, abbiamo già paura di tutto questo tempo che dobbiamo occupare. E quindi, no, qui siccome leggo delle tante cose bellissime, veramente mi sembrerebbe un peccato perderle, quindi torniamo ai costruttori. Ma prima voglio leggere un paio di poesie dedicate a mia moglie, poi dopo obbedirò a quello che dice. Allora, che sono poesie recenti. Mia moglie ha 49 anni meno di me. Questo amore fuori, questo amore senza. Questo amore fuori del tempo e quindi eterno, così difforme. O forse simbiotico. Io, la mia prossima morte, tu, i tuoi impulsi suicidi. Questo amore assurdo, irrealistico e quindi, in qualche modo, sublime. Seconda poesia. Una ragazza abita in casa mia e dice di essere mia moglie. Si comporta come una moglie, mi abbraccia, dice che mi ama e assomiglia a una moglie. Assomiglia a quelle mogli carine che si vedono nella pubblicità in televisione e che camminano sulle passerelle coi vestiti. E anche lei sorride sempre e dice che siamo sposati, mi bacia, è molto gentile. In effetti, io mi ricordo che una volta ci eravamo sposati, ma non sapevo che era una cosa che durava tutti i giorni. Ogni tanto penso, un giorno o l'altro ci sposiamo, poi scopro che lo siamo già. Mi ricordo che è vero quello che dice che ci conosciamo da circa 2 anni. Lei dice che è innamorata e che siamo innamorati. Ed è vero. Microfratture. L'idea della catastrofe, una catastrofe silenziosa, appena avvertita, ma inevitabile. Oppure le microfratture psichiche, le microfratture di un'anima. La mia anima è piena di microfratture. Sono i piccoli traumi nascosti, dimenticati, che tornano ogni tanto, quando l'anima è sotto sforzo, quando non te ne accorgi. Dentro sono franato tutto, non me ne accorgo, ma lo sono. Magari quando attraversi una strada e un rumore ti fa rabbrividire, quando tremi
alla pronuncia di un nome, quando hai un improvviso soprassalto di insicurezza. Le microfratture sono le telefonate e gli appuntamenti che ti snervano improvvisamente. L'andare in una stanza e chiedersi che ci sto a fare, eccetera, eccetera. Tutto un elenco dei nervosismi, dei soprassalti, delle cose che ti feriscono e le minuzie che ti snervano, eccetera, eccetera. Il cervello che funziona troppo. Adesso ne leggo una da qua, una ultima, per imparare a lottare. Dunque, arti marziali, io ho fatto un'arte marziale in passato. Non fare mai quello che ti è stato insegnato. Sconvolgi tutte le regole. Usa le tecniche per il contrario per cui sono state inventate. Spiazza l'avversario. Usa ciò che ti hanno insegnato in modo contrario per battere chi te l'ha insegnato e per mostrargli che non c'è niente di certo, neanche le sue tecniche. Pensa sempre, inventa sempre qualcosa. Usa le vecchie regole per fare cose nuove. Tradiscilo, non affrontarlo lealmente. Usa il paradosso e sii il più possibile pirandelliano. Per esempio dire scherzare sempre. Il Fondo Monetario e la Banca Mondiale sono istituzioni che operano nella segretezza e sono responsabili dell'instabilità e della povertà che dovrebbero curare. Manifesto 19 aprile 2000. Dichiarazione di Trevor Gwame di Jubilee 2000 del Sudafrica. Questo è un movimento globale, cominciato a Seattle, è basato su valori di dignità umana e giustizia. Allora, ora è finita. Che fare? Ci sono domande, naturalmente. Poi, allora, era così, no? Signora. Qual è il tempo? Sì. Sì. Ci leggerò queste. Ah, questa. Ci fa questo regalo. Vedi che c'è. Cosa? Ci sono persone che chiedono che tu legga le tue poesie. Volentieri. Volentieri. Devi leggere ancora, Carlo. Non c'è niente da fare. C'è un elenco. A meno che non ci siano ovviamente domande o richieste del pubblico. Leggi. Sasso, questa indulgenza che gli uomini si concedono col sonno non assomiglia all'abbandono della morte? Una piccola morte un po' anticipata, un breve riposo, questo goloso anticipo della morte. Così questo rammendare piccole cose porta alle cose migliori, le più femminee, queste cose femminee, e non ha importanza la reliquia come oscuro residuo. Scrivo queste cose per dire che la morte e il sonno sono simili, ovviamente, of course, ma soprattutto che mi sono ugualmente cari, e in questo atonale abbandono simile al legno di violino quando ancora non è stato percosso dall'arco. E la vita è insieme anche la non nascita,
e la morte del feto già vecchio, o come roco il respiro, come torpido scorre il tuo sangue. La mia acqua. Ci ho messo moltissimo per non essere morbido e morboso e per essere un semplice pezzo di legno. Questo essere un pezzo di legno è la mia corona, la mia aquila, della mia miseria è la mia acqua. Ho imparato il linguaggio delle macchine con cui non è necessario parlare. L'incompleto è sempre assoluto, ciò che ho rifiutato. Andiamo bene. Suicidio. Nulla di ciò che è vivo mi interesserà. Sarà come non essere mai nato, che è il mio sogno di sempre. Non ricorderò nulla. Non ricorderò nemmeno di essere morto. Non saprò mai di essere stato vivo e non saprò di averti amata. Gli altri si meraviglieranno. Si chiederanno perché, non capiranno. Se sarò bravo, non mi accorgerò nemmeno del passaggio. Non ricorderò nemmeno di aver scritto questa poesia. Poi? No, mica poi finito. Ancora? No, un'altra. Va bene, ancora. Noi, mentre la casa crolla, noi che stiamo vivendo l'inizio del tracollo della civiltà umana, ci preoccupiamo di cambiare la carta d'apparati e di lucidare i mobili. Mentre la casa crolla, ci dedichiamo a rovinose dispute con il portiere e facciamo progetti per migliorare, abbellire le serrature delle nostre case. Le nostre case stanno cadendo e noi ci preoccupiamo di abbellirle perché gli animali domestici hanno bisogno di un ambiente sereno. Quanto tempo c'ho? Potrei leggere una poesia che dura 7 minuti. Sì, dai. Leggo. Dai, poi. 7 minuti più tanto. Poi vediamo. 7 minuti più tanto. Allora, dove sta? Poi Matroski.
E cosa avrai mai pensato? Ucciso dai tuoi stessi fratelli, braccato dai mitra proletari. Un sapore di dolce e d'amaro, un sapore di sangue in bocca. Che cosa mai avrai pensato degli uomini, seppure hai pensato, Leone Trotsky? Nel 1918 Trotsky era capo dell'esercito russo. Aveva dovuto organizzare, come è noto, un esercito dal nulla. Aveva organizzato una cavalleria fatta da operai, utilizzato lo spirito patriottico di molti ufficiali zaristi, organizzato l'azione di bande che agivano isolatamente, eccetera. Aveva dovuto essere furbo, astuto, spietato e lungimirante. Seppe che Aliekhin, campione del mondo di scacchi, è uno dei più grandi geni del mondo degli scacchi, grande maestro internazionale, era in prigione a Mosca. L'andò a trovare e lo sfidò a una partita. Aliekhin, timoroso, cominciò a giocare male. Trotsky gli disse: «Se perdi, ti faccio fucilare». Fu l'arroganza di Satrapo o l'esaltazione della lotta a suggerirgli questa frase indubbiamente ironica? Aliekhin voleva perdere? Trotsky voleva forse perdere? Entrambi volevano forse perdere? Mi ha sempre colpito questo incontro tra lo stratega e lo scacchista, come la partita a scacchi tra il cavaliere e la morte. C'è una bellissima fotografia di Tito che gioca a scacchi. Trotsky voleva perdere? La sua anima ebrea concepiva già il terribile esodo? Aliekhin vinse. Poco più tardi fu liberato ed emigrò a Parigi. Fu campione del mondo dal 1927 fino a poco prima della morte. Si suicidò nel 1946, accusato di collaborazionismo coi tedeschi. Nella mia gioventù sono stato trotskista per molti anni. Gli anni migliori soggiacqui al fascino di Trotsky, uomo sconfitto. Soggiacqui a questa angoscia della sconfitta, a questo fascino dell'angoscia della sconfitta. Quest'uomo sconfitto, doppiamente sconfitto, io studente soggiacqui. Quest'uomo nobile e dolente e insieme forte, io che ho avuto un padre generale e fascista e non molto affascinante, soggiacqui. Ora ti rivisito e vedo me stesso, la tua ferocia purificata dalla morte. Fosti un padre pulito, un esempio, una figura nobile, un guerriero che sa morire. Io, che non sapevo assolutamente che fare della mia vita, scelsi la tua morte permeata di intelligenza. Tu, intellettuale ebreo radicale, pedante, cristallizzato e andato in briciole, padre dolente, nuovo Gesù e Cristo, il fascino del martirio mi ipnotizzò studente. Mi affascinò l'uomo tagliente, quasi pirandelliano, capace di esprimersi in frasi lapidarie, né pace né guerra, proletari a cavallo. Come tanti, anche tu morivi per gli altri, nobile cavaliere. Anch'io ho mangiato un pezzetto di te. Troppo velenoso è il tuo nutrimento. Uomo dall'equilibrio sempre spostato in avanti, in modo incessante, forse volevi cadere in avanti. E il bello era che avevi ragione, o almeno avevi in gran parte ragione. Mi rannicchiai nella tua ragione perché avevi ragione, ma tanto
era ormai una regione sconfitta e così vivevo nella parte di dietro della storia e stavo comodo. Nessuno poteva disturbarmi, tanto ormai tu eri morto. Io avrei dovuto aspettare ancora qualche decina d'anni per morire e intanto mi tenevo la ragione. Studente, decisi così. Eppure la tua razionalità radicale era eroica. Comodo vivere dell'eroismo altrui. Così morì vivendo. Poi rinacqui. Non potevo rinascere se prima non morivo. Dalla tua morte cosa rinasce? Nulla. Una sola frase, una sola parola. O socialismo o barbarie. La ragione sconfitta alla sua rivincita. Rivincita orribile, tragica rivincita, tragica consapevolezza, annichilante profezia. Vissi grondante di morte, sapendo quello che sarebbe venuto, ed ora che la barbarie dilaga e il tuo ottimismo cade, non cade la tua intelligenza. Intelligenza sterile, è vero, o socialismo o barbarie. La barbarie dilaga, o socialismo o barbarie. Io lo sapevo e fingendo ottimismo rivoluzionario contemplavo la catastrofe della storia. Forse volevo perdere anch'io, come la storia che ho raccontato, che non so se è vera ma mi ha affascinato. Trotsky, capo dell'esercito rosso, sfida il campione del mondo di scacchi. Entrambi vogliono perdere, entrambi perdono, finiscono tragicamente. Ma che bello! Che bello scegliere la parte perdente, morire per procura attraverso gli altri, suicidarsi in effigie. In quel periodo avevo pensato al suicidio come possibile strategia del mio senso di inutilità. E poi incontrai l'articolo di giornale che parlava di questa partita a scacchi e ne fui affascinato. Adesso sono molto diverso da quando ho cominciato questa poesia. So molte cose e tante altre poi che non sono scritte qui. In quel periodo c'era anche una ragazza bionda, un amore sfortunato. Ho giocato troppo coi sentimenti degli altri. Non è vero, vissi una situazione di millenarismo. Per questo vi rimasi tanto tempo. In questo mondo che scade verso la barbarie. Lasciamo libero Carlo, che appunto controllava l'orario. Però non, ecco, questa chiusura credo che sia forse più veramente eloquente di tutto. Carlo ha insegnato storia moderna all'università, quindi è uno storico, e ha attraversato, come molti di noi, un periodo storico di trasformazioni, di cambiamenti, un periodo che era pieno di promesse. E questa sua lettura di una figura, perché la domanda ci sarebbe stata, magari la facevo io, Carlo, ma perché Trotsky? Perché Trotsky? Questa invece, credo che questo componimento dica di tutto. Dica di Carlo Bordini, dica della sua poesia e della storia e anche del presente che stiamo vivendo. Quindi io direi che io so benissimo. Aspettiamo le domande se ci sono, se no appunto vi ricordo che
sia Difesa Berlinese, che sono i testi in prosa, sia i Costruttori di Vulcani, che è tutta l'opera poetica, sono anche lì. Magari tu li firmi, che so, facciamo questa cosa borghese così, se non prendi un libro lo firmi, no, non lo so. Tu firmi le copie. Beh, ci sono domande, ci sono cose che potete dire. No, se mi prestate una penna, ci sono. Non ho portato. Sì. Citando, penso che lei condivida, penso che lei condivida la frase di Trotsky, socialismo o barbarie. Sì. Ma la tragedia è che il socialismo è stato barbarie nella sua realizzazione pratica. Sì, il socialismo nella sua realizzazione pratica è un'esperienza fallita, e ormai questo è chiaro, è evidente per tutti. Come progetto aveva l'obiettivo di evitare la barbarie nella quale noi adesso stiamo tranquillamente precipitando. Quindi io non nego che con l'esperienza che abbiamo fatto abbiamo visto l'incapacità umana di realizzare una società socialista o comunque una società giusta. Io penso che ci sarebbe da fare un lungo discorso. Io l'unica espressione che io ho trovato valida per capire perché l'umanità sta finendo in questo mondo è una cosa, una parola usata da Aristotele, la ibris. L'idea ingenua, l'idea che era la base del socialismo, no? Cioè del marxismo, cioè con lo sviluppo delle forze produttive tutti potranno avere quello di cui avranno bisogno, quindi non ci sarà più necessità di conflitti, di appropriazioni, eccetera. Questa idea si è rivelata fallimentare, sbagliata, cioè c'è qualcosa nell'essere umano che lo porta alla distruzione e all'autodistruzione. E io ho trovato solo in Aristotele questo senso della ibris, cioè se tu sei ricco tu puoi essere ricchissimo, se tu sei potente tu puoi essere potentissimo, e se tu sei forte vuoi distruggere tutti gli altri. E credo che il fallimento di queste esperienze storiciste ci spinge a considerare anche quello che una volta sembrava idealista, cioè l'idea della natura umana. C'è quello scienziato che è morto recentemente, quello paralizzato, non mi ricordo come si chiamava, sì, che diceva: il problema degli esseri umani è la violenza. La violenza forse un tempo poteva servire per sopravvivere in una natura ostile. Adesso la violenza è l'autodistruzione dell'umanità. E io penso anch'io a questo. Altre domande? Arrivederci. Ah, no, vogliamo...